Ciao ragazzi, un saluto al nostro Green, bentornati sul canale. Allora, prima di iniziare, cortesemente, se volete commentare, ascoltate quello che ho da dire, non fermatevi al titolo o alla miniatura, per carità, perché a me piace leggere i commenti e voglio evitare di trovarmi robe che sembrano scritte da una scimmia. Dopodiché mi raccomando, seguirmi sempre sui miei social, Instagram, green-barba, li trovate comunque in descrizione, anche Twitter, signori. Stasera volevo portare un video su Sarri e la Juventus, però la conferenza stampa di Totti oggi mi ha colpito particolarmente, quindi preferisco, visto che sono motivato, parlare di questa cosa qui. Cerco anche di andare un po' in senso logico, quindi prima cosa, premessa, io sono molto d'accordo con la decisione di Totti nel momento in cui tu vedi che non ti viene data la possibilità di fare quello più che altro, non tanto che vuoi fare, ma quello per cui ti hanno dato quel posto, ti hanno promesso che avresti fatto certe cose, ricoperto un certo ruolo. Quando vedi che non è così, decidi di andartene, e su questo non si può essere che d'accordo con lui. Avrebbe potuto puntare i piedi, ma tanto da quanto traspare dalle sue dichiarazioni c'era la chiara volontà di allontanarlo dalla Roma, e quindi ha deciso di mettersi da parte. Decisione che rispetto al massimo. Ci sono alcuni punti che invece rispetto un po' meno, ad esempio quando lui dice che avrebbero dovuto dare in mano tutto a lui e De Rossi. Non la vedo così, perché per quanto possano essere stati leggendo bandiere del club da giocatori, non è assolutamente detto che a livello dirigenziale, soprattutto quando dici avremmo dovuto fare tutto, non è scritto da nessuna parte che se sei stato un grande calciatore sarai anche un grande dirigente. Quindi su sta cosa qua non sono proprio per nulla d'accordo, nemmeno il passaggio su Fonseca in cui lui dice: se io non l'avessi voluto e le cose fossero andate poi male, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto comunque parargli il culo, eccetera eccetera. Quando sei un dirigente, se anche una scelta che viene presa in società te non sei d'accordo, comunque fai parte della società e difendi la linea della società, perché dubito fortemente che in tutte le altre società tutti quanti siano sempre d'accordo sulle scelte che vengono fatte. Però poi quando c'è ora di difendere il club, nonostante magari una scelta non sia proprio stata tua, lo difendi comunque, non è che vai a sputtanare i tuoi colleghi. Quindi, chiusa questa piccola parentesi riguardante le cose che lui ha detto, il vero nocciolo della questione di questo video è più che altro che secondo me Totti ha sbagliato, ma veramente alla grande, nei modi. Perché nel titolo io ho scritto che è il capitano che abbandona la nave e poi la affonda. Perché lui sceglie sì di allontanarsi dalla società. Capisco benissimo il fatto di fare la conferenza perché vuole spiegare, per il rapporto comunque viscerale che ha con la società, ai suoi tifosi, alla sua gente, le motivazioni che l'hanno portato a fare questa scelta. Però bisogna capire che è anche vero che se tu ami così tanto la Roma, dovresti capire che quello che ha fatto oggi comunque porterà un grave danno d'immagine alla società nel breve e medio termine. Ora, molti mi hanno già detto: ma noi la società non ce l'abbiamo, ma meglio così, ma la Roma ai romanisti, ma tutto l'anno lo stadio vuoto. Sì, però il problema è che, ragazzi, domani Totti va via, domani Pallotta è ancora lì, perché Pallotta, dei tifosi che contestano, qua, cioè proprio non gliene sbatte nulla, perché Pallotta non è che uno i soldi li ha ricevuti per miracolo e allora adesso lo contestano e vabbè, allora vendo la Roma e via così. No, se decide di venderla lo fa perché ci guadagna, altrimenti non la vende, signori. E sull'altra riva del Tevere, a Roma, abbiamo ben presente un esempio del genere, di un presidente che viene contestato da anni e comunque lui delle contestazioni se ne lava allegramente lo scroto. Cioè, vedo che molti stanno, in nome di un calcio romantico, di un mondo che non c'è più, signori, perché è un mondo che non c'è più, dando tantissimo credito, tantissima aria a questa cosa, non capendo la vastità, l'enormità del danno che può porta alla società. Perché la società c'è, signori, indipendentemente da chi è il presidente, comunque la Roma c'è. E domani, se uno arriva e vuole trattare con la Roma, e faccio un esempio stupidissimo, ad esempio Manolas, che il Napoli lo vuole e la Roma gli chiede la clausola al 100% pagata, Manolas, secondo voi, dopo tutte ste bordate che la Roma, sta figura colossale di merda che ha ricevuto la Roma, quanta voglia ha di restare? E se punta i piedi, secondo voi, quanto della clausola andrà effettivamente a pagare il Napoli? O dall'altra parte l'Inter, che si dice voglia Dzeko,
e ancora non si siano trovati sul miglior. Secondo voi, Dzeko, quanta voglia ha di... Quanto, se punta i piedi, cosa fa la Roma? Cioè, quando una società appare come debole, non è solo un discorso, ragazzi, del telefonino da Instagram, dei social, signori. Sono problemi veri. Basta vedere l'Inter con il problema di Icardi, che ancora non si capisce cosa riusciranno mai a fare, sbolognarselo via. Un giocatore che si è svalutato almeno del 30%. E si parla di milioni. E io veramente non capisco come Totti se ne sia uscito con questa cosa qua. Perché, ragazzi, io lo comprendo bene il sentimento. Però una personalità come te, che come dice lui, gli altri dirigenti vanno a farsi anche loro la settimana bianca, ma non li riconoscono e non se ne accorge nessuno. E quando io sono in vacanza, va fuori sui giornali, ecco Totti va al mare e la Roma ha i problemi. Allo stesso modo, domani sui giornali ci sarà, come c'è già adesso, le bordate di Totti che affondano la Roma. E secondo me è proprio sbagliatissimo da qualsiasi punto di vista fare una cosa del genere. Cioè, se tu ami, se tu l'hai... Tu che più di tutti dici di amare questa società qua, con quello che è successo oggi l'hai distrutta. Il problema è che i tifosi, tutta la gente che i tifosi odiano, Baldini, Pallotta, eccetera, eccetera, Pallotta, Maiale, compagnia bella, quelli sono là, si sono tolti un grande peso perché te ne sei andato e continueranno a restare là e a fare quello che facevano prima, signori. Perché, ripeto, i tifosi possono contestare quello che vogliono, non andare allo stadio per tutto l'anno. Tranquilli che loro continueranno a fare quello che facevano prima, senza problemi, senza preoccupazioni. Chiudo facendomi un pensiero su come possa sentirsi Fonseca appena arrivato alla Roma, in che ambiente veramente dovrà iniziare a lavorare, perché non credo che questa cosa qui sarà uno scandalo che dopo un paio di giorni ce ne siamo dimenticati tutti quanti, perché... Sapendo anche l'ambiente romano, com'è con tutte le sue radio, eccetera, gli strascichi si porteranno avanti, signori, per mesi e mesi e mesi. E quindi, ripeto, anche da sto punto di vista, danneggiamento della società, secondo me, incalcolabile. Io non so cosa ne pensiate voi. Io ripeto, in sostanza, Totti, hai ragione, ma i panni sporchi si lavano in casa propria e non fuori così. Ora, nei commenti, fatemi sapere la vostra. Ragazzi, io... vorrei cominciare a parlare un po' di più di calcio, anche se sono abbastanza reticente, perché so che l'utenza ha sempre un certo modo di reagire e di commentare che non mi piace. Però vediamo, proviamo. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio di lasciare mi piace, non mi piace, commenti, eccetera. Soprattutto condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Parleremo domani probabilmente di Sarri, lo Juventus, poi di Conte e l'Inter. Tanti mi chiedono cosa ne penso anche di quelli che dovrebbero essere gli acquisti. Vorrei parlare anche di tutte queste voci di mercato, eccetera. Vabbè, ma prossima volta, ragazzi, signori, come sempre, mi raccomando, qualità. Ciao belli.